Buon pomeriggio amici telespettatori di S1 TV dallo stadio Riccio di Girifalco. Avremmo voluto cominciare come sempre con una bella nota di cronaca da questo stadio che ci ha visto più di una volta presenti per le partite appunto della squadra di casa, però dobbiamo segnalare un increscioso episodio che si è verificato, ma non dal punto di vista sportivo, soltanto dal punto di vista dell'organizzazione, delle decisioni, probabilmente del prefetto. A questo almeno siamo arrivati a sapere, per il fatto che ha deciso che nel Riccio di Girifalco non ci potessero entrare più di 99 persone, una cosa strana e assurda. Vedete il nostro operatore in questo momento che sta andando alla mia sinistra a vedere la tribuna desolatamente vuota della Borgia, mentre qui sulla destra come sempre ci sono i supporters dell'Euro Girifalco, anch'essi purtroppo però ridotti di numero per questa immotivata, secondo me, decisione. Io mi permetto di dirlo in questi termini, poi certamente le autorità competenti sapranno molto di più e ci potranno dare delle motivazioni. A primo acchito, a prima immagine, io non me la sento di giustificare e di assecondare questa decisione, perché abbiamo assistito più di una volta a partite tra l'Euro Girifalco e il Borgia, e in queste partite ci sono sempre state delle situazioni tranquille, serene, due tribune separate, proprio come anche in questo giorno è stato preparato, da una striscia soltanto di carta bianca e rossa, e non era mai successo nulla. Adesso questa decisione probabilmente avranno le loro motivazioni, noi ripetiamo non ce la facciamo a giustificarlo. E allora sta per iniziare questo incontro tra Euro Girifalco e Borgia, due squadre a 20 punti, grazie a Pepe Rosanò per la regia tecnica, grazie al mio collega Gino Comi per la presenza qui davanti per la telecronaca. Aspettiamo il fischio d'inizio che è in questo momento. E allora Gino, non ce la sentiamo di giustificare questa decisione, secondo me immotivata. Sì, anche perché voglio dire, a Borgia probabilmente sarebbe stata motivata visto che non ci sono le vie di fuga, ma qui a Girifalco con questo straordinario impianto credo che sia veramente assurdo non far entrare gli spettatori delle due squadre in campo e limitare la loro presenza solo a 100 unità, insomma. E adesso pare che si sia arrabbiato anche Giove Pluvio, che ha cominciato a mandare giù tanta di quell'acqua che probabilmente potrebbe portare il direttore di gara, il signor Occhiuto di Reggio Calabria, a sospendere addirittura la partita e a non farla. Già sappiamo che l'Euro Girifalco ha una partita in meno da recuperare, la recupererà proprio mercoledì prossimo, giorno 20, contro il Badolato. Vedremo come andrà a finire questa partita. Intanto vediamo questa punizione e poi vi daremo le formazioni. Sì, e in effetti le condizioni climatiche sono a dir poco inclementi, e è venuto anche qualche scroscio di grandine. Ora pare si sia allentata un po' la pioggia e il Girifalco va avanti con Domenico Conidi, avanti con Rando sulla fascia, contratto da Alfieri, che viene anticipato da Quirino, che manda il pallone al centro per Domenico Conidi, e c'è il calcio di punizione dal limite fischiato dal signor Occhiuto per un fallo commesso su Domenico Conidi. E allora diamo subito la lettura delle formazioni in campo. Il Borgia schierato alla sinistra dei nostri teleschermi con la maglia bianca, schiera Mercurio, Russo, Zavaglia, Bordino, probabilmente è rientrato Bordino dal passaggio che c'era stato alla Sporting di Catanzaro Lido, che è quello che ha commesso il fallo in questo momento. Poi Alfieri e Mazzone, Criniti, Mellace, Passafaro, Pilò e Marco Doria. In panchina Benincasa, Doria Vincenzo, Guerrieri, Gulli, Orlanduccio, Filippone e Narda. Vediamo adesso subito la formazione, attenzione a questo calcio di punizione. La battuta esterna sulla sinistra del portiere del Borgia Mercurio. Allora vediamo la formazione dell'Euro Girifalco con stranieri in porta: Touré, Vitaliano,
Randò, Ferraina, Dara, Signorello con il numero 15, Vonella, Palaia con il numero 6, Conidi e Quedrino Davide. E in panchina abbiamo Sparacino, Lucia, Burdino, Burdino, quindi il primo Burdino Leonardo, il secondo Burdino Rocco, Sorrentino, Sgro e il Stranieri Fabio. L'allenatore per l'Euro Girifalco Cristoforo, ovviamente per il Borgia e Maurizio Magro. E adesso vediamo subito questa ripartenza, siamo al quarto minuto, vedremo come si svilupperà. L'abbiamo già detto, l'arbitro è il signor Occhiuto di Reggio Calabria. E allora Gino, presentaci questa partita. È quasi un derby, vista la vicinanza tra le due società. Borgia e Girifalco sono vicinissime e poi hanno dato vita sempre a partite intense, vibranti, però sempre nel limite della praticabilità, diciamo. E quindi ci aspettiamo una partita anche qui emozionante, nonostante il campo sia veramente censurabile, nel senso che è in cattivissime condizioni, molto pesante, ci sono delle pozzanghere che potrebbero dare delle difficoltà ai giocatori nella manovra della palla. Ora assistiamo ad un rinvio del portiere del Borgia Mercurio, un calcio di punizione fischiato in precedenza, rinvio di Mercurio, palla a Criniti che la allunga di testa, preda dei giocatori del Girifalco che manovrano in difesa, pallone indietro a Stranieri. E ora è un po' in affanno questo palleggio difensivo, che comunque si conclude con un nulla di fatto per quanto riguarda l'azione del Borgia, e c'è il rinvio di Stranieri dalla lunetta, dall'area piccola dell'area. Pallone spiove al centrocampo, colpisce di testa Alfieri. Pallone ancora Campanile, cerca di portarla a terra Marco Doria, che viene spinto alle spalle, ma per l'arbitro non ci sono gli estremi del calcio di punizione, e c'è il contrattacco del Girifalco con Quirino che viene messo a terra, ma senza fallo, come in questo caso. Alfieri cerca di imbeccare Passafaro, ma prende il pallone Dara che batte subito a rete, e il pallone deviato finisce in calcio d'angolo. Sì, primo tiro dalla bandierina per l'Euro Girifalco. Dicevamo, un Euro Girifalco che in questo momento è galvanizzato dalle 5 vittorie consecutive, come abbiamo detto già domenica scorsa, per quanto riguarda le partite dell'Euro Girifalco, addirittura 3 partite in trasferta, un pareggio con il Pianopoli, una partita in meno, quindi davvero un Euro Girifalco in questo momento in fase di buona di campionato. Attenzione, vediamo adesso Touré libera la difesa del Borgia, e poi alla fin fine cerca Randò di battere ancora in aria, la palla non c'è nessuno e la palla finisce tra i piedi di Mercurio. Comunque, in ogni caso, diciamo che al di là di tutto quello che sono state le parole che abbiamo detto, il tifo del supporters di Girifalco è sempre entusiasmante. Sì, in effetti dispiace che non ci siano dall'altra parte i tifosi del Borgia. Sarebbe stata veramente una bellissima scenografia per questa partita, sempre molto sentita, come dicevo prima. Nel Girifalco c'è una defezione importante, che è quella di Leonardo Conidi, con il quale il mister Cristoforo aveva cercato di innescare una formula particolare, cioè il passaggio da
vertice d'attacco a centrale difensivo. Con questa formula praticamente sono arrivate i sei risultati utili consecutivi, con un pareggio, quello del Pianopoli, e poi seguito da cinque vittorie consecutive. Comunque il Girifalco, anche senza il suo uomo guida, potremmo dire, Leonardo Conidi, pare che stia giocando, abbia trovato una sua dimensione e quindi esprime in questo momento esprime un buon calcio, anche perché c'è da evidenziare un'altra presenza importante, un ragazzo Dara che praticamente con il suo fisico e con le sue qualità fisiche appunto riesce ad imprimere delle accelerazioni importanti che hanno portato molto spesso il Girifalco ad essere pericoloso in altre partite. Ancora non si è innescato in questa, vedremo. Sì, in effetti mister Cristoforo credo che abbia fatto la stessa cosa che aveva fatto l'anno scorso Giampà, mettendosi dietro in difesa e adesso mandando in questa posizione Leonardo Conidi, che giustamente, come dici tu, tolto dalla fase di attacco, però in attacco sono rimasti Quirino e Domenico Conidi, che sono già abbastanza. Attenzione alla rimessa con le mani per l'Euro Girifalco. Rimessa in gioco di Signorello, Domenico Conidi, palla di ritorno a Signorello che non riesce a trattenere la palla in campo, rimessa in gioco da parte del Borgia con Passafaro che restituisce la palla, Pilò si mette in moto, subito palla a Mellace che cerca di servire sulla corsa Passafaro, ma non il passaggio è impreciso. Comunque il Borgia torna in possesso di palla con Passafaro che dà ad Alfieri, manovra centro del campo, restituita la palla a Burdino, Pilò sulla sinistra per Mazzone, Passafaro, Marco Doria che va al tiro ma viene ribattuto da Vitaliano. Poi Pilò tenta la conclusione dalla lunga distanza, colpisce male e il pallone è preda di Stranieri che rinvia lungo oltre la metà campo, Criniti anticipa Quirino, il pallone è ancora tra i piedi del Girifalco con Quirino che lancia lungo per Conidi, ben marcato da Burdino, il pallone sfiora entrambi i giocatori ed è possesso di Mercurio. Rilancio lungo dalle retrovie del Girifalco, palla ancora, calcio di punizione sulla tre quarti per l'Euro Girifalco per un fallo commesso da Pilò su Domenico Conidi. Alla battuta si pone Vitaliano, capitan Vitaliano, guarda la disposizione dei suoi compagni di squadra in attacco, poi calcia lungo in una zona dove non ci sono suoi compagni di squadra, il pallone è tra le braccia di Mercurio che lo rinvia lungo oltre la metà campo, Mellace la prolunga per Mazzone, rinvio sul laterale del Girifalco, si riprende con una rimessa in gioco per il Borgia, Mazzone alla battuta, rinvia la difesa del Girifalco, Pilò manovra a centrocampo, a gire Dara, da a Marco Doria che poi sbaglia l'apertura sulla fascia per Mazzone. Dara in azione, non riesce a superare Pilò, tunnel di Pilò su Dara, apertura
verso Criniti, pallone per Passafaro, ancora di ritorno per Criniti, intervento maldestro di Vitaliano, Criniti arriva con il sinistro, però è un tiro masticato che è facile appannaggio di stranieri. Ora c'è un fallo di Alfieri su Quirino e passo la parola per il commento a Fausto. Sì, Gino, commento è stato graziato in questo momento dall'arbitro Chiuto Alfieri, ha dato il 5 al direttore di gara, il giocatore del Borgia, cercando proprio, ringraziandolo proprio per aver consentito questa, per avergli evitato l'ammonizione. Stavamo dicendo per le disposizioni in campo, ricordiamo che nel Borgia manca un certo Scarfone che è il pilastro della difesa, se non vado errato mi pare che come centrale difensivo oggi giochi proprio Bordino. Attenzione a Dara, tiro, il gol di Dara, si sblocca questo ragazzo che abbiamo tante volte incensato, 14esimo del primo tempo, l'Euro Girifalco in vantaggio con un bellissimo gol di Dara che è stato lesto, pronto a sfruttare la palla che arrivava dalle sue parti sulla zona destra dell'area di rigore del Borgia e a battere imparabilmente per Mercurio, che in questi casi certamente nulla poteva fare per il grandissimo e bel tiro da parte del giovanissimo giocatore dell'Euro Girifalco. Qualche chiarimento in campo, vediamo, speriamo che non ci siano problemi, perché già nella partita di Coppa Calabria qualche scaramuccia tra giocatori, ricordiamolo ancora una volta, soltanto tra giocatori, non come società né come tifosi, era successo e ritorniamo ancora nel dire inspiegabile questa decisione. Comunque diciamo che tutto è tranquillo e si prosegue con la palla che si ferma in una pozzanghera. Criniti cerca di mandare in ante Bellacce con il, si gira con il destro ribattuto da Touré e poi è ancora Pilò che conquista il pallone per quanto riguarda il Borgia, da sulla fascia sinistra a Zavaglia cerca di mettere al centro dell'area di rigore, Stranieri controlla che la direzione della palla sia completamente fuori dalla zona di competenza dei giocatori del Borgia e la mette in, la lascia finire in fallo di fondo. Quindi dicevamo un Euro Girifalco che sblocca il risultato al 14esimo del primo tempo con Dara, quindi è certamente questa una partita difficile sia per le condizioni del campo, non so se le squadre, le società, i giocatori abbiano risentito di questa vicenda, certamente poteva essere un'occasione di sport, un incasso per il cassiere dell'Euro Girifalco, perché sapete che in questi casi, come succede, spesso lo succede qui a Girifalco, ma oggi in particolare. E poi la cosa ultima, e poi non ci torno più su questo argomento, è che sembra che la decisione del prefetto sia solo per questa partita, quindi ancora secondo me più assurdo, significa non essere, non conoscere, non capire, forse in maniera preventiva. Abbiamo visto più carabinieri oggi che giocatori e tifosi delle squadre avversarie, in tutte le postazioni, in tutte le situazioni dove ci potessero essere entrate da parte dei tifosi, stanno a controllare, giustamente loro fanno il loro dovere perché eseguono un ordine. Comunque ho detto che non ci torno più e non ci torno più, andiamo alla partita. E Passafaro che si lancia in attacco, lancia per Mellace che cerca di anticipare il diretto concorrente per quanto riguarda la difesa dell'Euro Girifalco, la palla finisce tra i piedi di Stranieri che la prende con le mani, si impossessa del pallone, lo lancia e fa ripartire i propri giocatori. Lancio in profondità sbagliato di Randò che non riesce a servire Signorello che era sulla fascia di destra. Thank you.
Forse Gino, forse hanno rifatto i conti, qualcun altro l'hanno fatto entrare, va. Ci vuole un po' di buonsenso, voglio dire, a Girifalco, tra Girifalco e Borgia non è mai successo nulla di grave. È assurdo, sentivo dire che forse è limitata, l'ordinanza è limitata solo a questa partita e ad oggi. Voglio dire, è veramente assurdo impedire a dei tifosi correttissimi, anche in altre occasioni, di vedere, di seguire le proprie squadre in campo. Ok, e allora adesso è arrivato anche un fumogeno in campo, c'è addirittura anche una bomba, ecco, probabilmente adesso io non so, ma dovrei ricredermi a questo punto e dire che se ci sono questi episodi non va bene, quindi non possiamo dire nulla. Speriamo che sia limitato questo episodio al lancio del fumogeno e alla bomba, siamo in periodo natalizio. E allora vediamo che cosa dice il direttore di gara, sta chiamando i due capitani, Occhiuto, ecco, manda i due capitani, Pilò e Vitaliano, a rasserenare i propri tifosi. Dicevamo erano in pochissimi quelli del Borgia, soltanto in numero anche qui ridotto quelli dell'Euro Girifalco. Adesso qualcuno in più è entrato, perché probabilmente ci sono anche punti e posti dove si può intervenire, e però speriamo che alla fin fine non dobbiamo dire che ha ragione chi ha deciso di chiudere questa partita alla presenza dei tifosi. Comunque, calcio di punizione per il Borgia, Mellace sulla palla, si allontana Pilò, Stranieri, quattro uomini in barriera, vediamo come prosegue questo lancio. Mellace fa sbattere il pallone proprio sui piedi della barriera, ma Pilò raccoglie di nuovo ancora il rinvio. C'è un fallo di Touré, probabilmente in questo caso se lo poteva risparmiare il giocatore numero 2 dell'Euro Girifalco. Ma attenzione a Passafaro, un pallonetto, però non riesce ad arrivarci Bellace e Stranieri si impossessa della palla e rinvia per quanto riguarda la propria squadra. Dicevamo che le due squadre si presentano a questo incontro con 20 punti ciascuna in classifica, hanno una posizione abbastanza tranquilla. Il Girifalco, l'Euro Girifalco, abbiamo detto, viene da questi risultati positivi. Il Borgia ha avuto questa debacle domenica scorsa, anzi sabato scorso per la precisione, a Mileto. No, non era Mileto, adesso fra poco vi dirò con precisione. Stranieri rimette il pallone nell'area piccola per il rinvio alla fine di una azione conclusa malamente con un cross malamente da Criniti. La palla finisce fuori, rimessa di Criniti per Passafaro, calcio di punizione per un tocco di mani di Vonella. Alfieri e Criniti scambiano sulla fascia, Criniti dà al centro, però fa buona guardia alla difesa avversaria e Vitaliano rinvia. Pallone preso da Pilò, che subisce un fallo proprio nel cerchio del centrocampo. La punizione era stata battuta, ma l'arbitro ha firmato, quindi si deve riniziare tutto da capo. Pilò per lungo per Mazzone, che non riesce ad arrivare sulla palla, che si spegne sul fondo.
Sì, dicevo, la sconfitta di sabato scorso del Borgia a Mammola, una squadra diciamo di alta classifica, è un po' il punteggio quello che pesa sulla squadra di Magro, che noi abbiamo avuto occasione di avere in trasmissione e quindi ci hanno spiegato come probabilmente quella è stata la partita a sé stante. Non è certamente il Borgia una squadra che può subire 4 gol in una partita. Comunque, attenzione, il campo è viscido, la palla scivola, si allunga, è successo poco fa per l'azione del Borgia, la stessa cosa era adesso per quella dell'Euro Girifalco. Dara sulla fascia di destra, non tiene la palla in campo, questi sono segnali non buoni perché la società rischia di prendere una multa, se non addirittura un'ammonizione o un provvedimento per il campo sportivo, perché è sempre stato detto che quando ci sparano mortaretti in una competizione di calcio il giudice sportivo poi interviene, e interviene tante volte anche in maniera pesante. Questa è pesantissima, peccato perché davvero non ci sta. Io non ho l'opportunità di avere la segnalazione, di dare una segnalazione a qualcuno, ma c'è qualcuno che è venuto purtroppo preparato qui al campo con queste bombe carte, che sono davvero, noi che siamo qui in tribuna le sentiamo e sono dei flagranti in maniera esagerata. Speriamo che capiscano. No, non lo capiscono, mi dispiace doverlo segnalare. Avevo detto che non succede nulla, avevo detto che non c'è niente, invece a quanto pare, come si dice, la mamma degli sciocchi è sempre incinta. Sì, hai ragione, ci hanno smentito clamorosamente, anche se non era mai avvenuto, è la prima volta, quindi ci hanno preso pure in contropiede, stando in termini calcistici. Non riesce Dara a raggiungere il pallone, ricordiamo che siamo al 25esimo del primo tempo, per fortuna ha smesso di piovere, 1-0 a favore dell'Euro Girifalco. Attenzione, Pequirino cerca una soluzione impossibile, aveva visto Mercurio leggermente fuori dai pali, ha tentato un tiro che poteva davvero essere pericoloso, solo se avesse inquadrato lo specchio della porta, ma ha inquadrato la bandierina del calcio d'angolo. Quindi vediamo ancora l'Euro Girifalco con Dara. Davvero questo ragazzo si sta segnalando domenica dopo domenica. Noi che abbiamo l'opportunità di vederle tutte le partite in casa, Gino. Sì, è un ragazzo che si è disciplinato un po' e migliora dal punto di vista tecnico, può diventare devastante in questa squadra e può ambire a categorie sicuramente superiori, ma attenzione al Borgia con Criniti, rinvia la difesa dell'Euro Girifalco. Pilò cerca di superare, poi va al tiro, contrato il tiro da Touré. Riapre su Zavaglia che rimette su Criniti, cerca di servire al centro ma Vitaliano fa buona guardia, Russo svirgola l'intervento e ora c'è l'intervento falloso di Criniti su Quirino e per Criniti arriva anche il giallo giusto, direi, del signor Occhiuto di Reggio Calabria. Criniti mi ha dimostrato di essere leggermente nervoso, perché io in occasione del gol l'ho visto che discuteva, se non vado errato, con Vonella, mi pare, o con, sì, credo che sia fosse con Vonella, e ci vede che ci deve essere qualche cosa che tra qualche giocatore. Ora ha commesso questo fallo, era lontano dall'area di rigore, dalla propria metà campo, poteva tranquillamente evitarlo. Tante volte, dobbiamo dire la verità, Giro, con questo campo ci può stare che un fallo sia anche, e qui sta alla bravura dell'arbitro stabilire e capire se c'è in quel caso volontarietà di fermare il giocatore avversario, oppure soltanto un fallo di gioco causato anche dalla impraticabilità del campo. Mi hai preceduto, volevo proprio mettere in evidenza questo, cioè che molto spesso i giocatori sono indotti nell'errore proprio per le condizioni del campo che sono praticamente al limite della praticabilità e che non consentono naturalmente delle giocate di fino.
come quella tentata da Quirino qualche minuto fa, su questo campo sicuramente è abbastanza difficile trovare l'equilibrio per centrare poi la porta da metà campo. Ora il rinvio lungo di Russo, che si spegne tra le braccia di Stranieri, che rinvia altrettanto lungo verso Quirino, anticipato da Russo, e palla che termina in fallo laterale. È bravo il numero 2 del Borgia a non farsi trovare impreparato, perché la palla poteva scivolare sul campo e lanciare in profondità da solo Quirino. Comunque è stato bravo a ripetersi in posizione di controllo il giocatore del Borgia. Ancora una volta noi chiediamo scusa ai nostri telespettatori, perché passano certamente tifosi sulla tribuna, qualcuno vuole fare una passeggiata, non si accorge che ci sono le camere e passa in maniera tranquilla e serena. E allora passa Faro sulla fascia di destra per Alfieri, che va sul fondo, mette al centro, sbaglia l'impatto con il pallone, il numero 5 del Borgia, la palla finisce in fallo di fondo. Minuto e punteggio, 29esimo del primo tempo, 1-0 per l'Euro Girifalco, al Riccio appunto di Girifalco, nel derby tra la squadra di casa e il Borgia. Derby, ancora una volta andiamo a ripetere, tra due squadre a parità di punti, 20 punti, che stanno facendo un discreto, chiamiamolo così, girone di ritorno, discreto perché chiaramente non sono squadre discreto girone di andata, perché chiaramente sono squadre che non è che abbiano grandissime ambizioni di posizioni alte della classifica, ma cercano di barcamenarsi nella centro classifica medio alto per poter stare tranquille e non dover avere problemi di ordine di play out, cioè lottare per la retrocessione. Così non è, il Euro Girifalco era leggermente partito male all'inizio del campionato, poi si è assestato, come diceva proprio Gino Comi, trovando la formula giusta per la sua formazione e ottenendo tutti questi risultati positivi di seguito. E adesso vediamo il Borgia con Pilò, che è abbastanza lontano dall'area di rigore, si attesta quasi, attenzione, c'è il tiro che va a finire di poco al lato questa volta da parte di Alfieri, se non vado errato, no, non dove, non è, probabilmente è Passafaro che ha tentato il tiro verso la porta di Stranieri, la palla è finita leggermente sulla sinistra della porta difesa da Stranieri. Un attimino che l'arbitro sta cercando di accelerare le riprese del gioco. Stranieri chiede scusa, dice che doveva sistemare il pallone, eccolo il portiere dell'Euro Girifalco al rinvio, Bordino di testa, Dara, anzi no, è Signorello. Signorello non controlla la palla che finisce in fallo laterale per la rimessa in gioco da parte del Borgia. Touré interrompe per un attimo l'azione della squadra avversaria. Alfieri, Mellace per Criniti sulla fascia di destra, cerca di mettere la palla al centro, lo fa, vediamo se la raccoglie qualcuno, no, riescono a liberare i giocatori dell'Euro Girifalco. Ancora il rinvio, libera ancora Signorello e Passafaro che era lontano, attenzione, c'è il pareggio da parte di Alfieri, quasi una fotocopia, 32esimo del primo tempo, quasi una fotocopia diciamo del gol del Borgia. Anche questa volta la palla che viene a stazionare fuori dall'area di rigore, no, Alfieri non deve farlo questo, Alfieri rischia l'ammonizione, così è, per l'esagerata esultanza sul gol. Stavamo dicendo, lo abbiamo detto tante volte nei nostri articoli, anche nelle partite sul quotidiano, che questa nuova posizione trovatagli da parte di mister Magro, Alfieri è sempre stato un bravo giocatore di centro difesa, adesso sta giocando più a centrocampo e
ha trovato questo gol, ha esultato in maniera non proprio bella, diciamo. Sì, non lo so, ci può stare l'esultanza, ma l'offesa al pubblico avversario no, in genere no, tanto è vero, si è presa l'ammonizione. Il direttore di gara è andato a parlare anche con la panchina del Borgia, non so se cosa è andato a segnalare, perché queste, vedete, cari telespettatori, sono le situazioni che poi acuiscono gli animi, si rischia di incancrenire la posizione e di far scivolare la partita su un binario non bello, non tranquillo, non sereno, cosa che invece noi andiamo sempre ripetendo, deve essere un derby e in particolare una giornata di sport in generale. Quindi nuovo punteggio, segnaliamo adesso al 29esimo, ha pareggiato Alfieri, quindi 1-1, due gol Gino, quasi fotocopia, era un pochettino più centrale questo di Alfieri, quello era più decentrato, ma più o meno la dinamica è stata la stessa. Sì, la dinamica è stata la stessa e i due gol dimostrano come le due squadre, nonostante il campo, riescano a manovrare abbastanza positivamente. E non ci stanno le due squadre, non ci stanno a perdere, insomma, anche perché è un derby e soprattutto serve per la classifica, perché poi sono quinti in classifica se non vado errato, perché il Mammolo è quarto, no? Quinto in classifica, anche se sono abbastanza distanti, mi pare 5 punti dal Mammola. E comunque serve per confermare questa classifica media che occupano attualmente, anche se bisogna dire che il Girifalco, se mercoledì dovesse vincere con il Badolato, i tifosi del Badolato facciano gli opportuni scongiuri, non vogliamo dire che debba perdere il Badolato, però un'ipotesi. Un'ipotesi, nell'ipotesi che il Girifalco vincesse contro il Badolato, si porterebbe a 23 punti e in una posizione più che solida, più tutto quello che verrà oggi. Sì, chiaramente noi parliamo sempre con i dati alla mano, sappiamo che c'è questa situazione, c'è giustamente la partita da recuperare, l'abbiamo detto più di una volta, l'Euro Girifalco viene dal periodo positivo e c'ha questa opportunità di sistemarsi in zona alta della classifica, perché è davvero questa è la penultima giornata del girone di andata, poi si andrà al riposo natalizio, si ricorderà con il 7 di gennaio con l'ultima giornata del girone di andata, e quindi eventualmente chiudere un girone di andata nella quarta, quinta, anche sesta o settima posizione, credo che sia una grandissima stagione per l'Euro Girifalco, che ricordiamo ha sempre avuto possibilità di giocare in questo campionato, però è stato ripescato quest'anno dopo che aveva vinto i playoff direttamente l'anno scorso, poteva tranquillamente farcela l'anno scorso, però poi non c'erano posti, è stata ripescata all'inizio della stagione e quindi questo campionato di prima categoria se lo sta giocando, diciamo, da matricola, e giocarcelo da matricola e chiuderla in una posizione di alta classifica è una cosa importante. Attenzione che adesso c'è stato un tentativo di fallo su Ferraina, poi la palla finisce in fallo laterale, ha subito probabilmente l'Euro Girifalco il pareggio del Borgia. Attenzione che Bordino per un attimo non rischiava di perdere il pallone, poi è bravo a recuperare il pallone, e ancora la palla che finisce in fallo laterale, Zavaglia con le mani
Ecco, a differenza per esempio dell'episodio tra Criniti e Palaia, ci piace segnalare invece la signorilità, la sportività di Conidi e con Bordino, che si sono dati la mano, perché Conidi nell'allungare il pallone probabilmente aveva anche un po' commesso fallo nei confronti dell'avversario. Quindi questi sono i gesti che ci piacciono, questi vorremmo che ci fossero sia in campo che fuori. E ritorniamo alla partita. Passafaro parte da molto lontano oggi. Gli attaccanti del Borgia, sia Passafaro che in parte anche Pilò, partono da molto lontano, cercano di trovare impreparata la difesa dell'Eurogiri Falco, aggirandola, cercando di evitare di andarsi ad intruppare. Attenzione, c'è un'ammonizione per Ferraina. Oggi si vede che le ammonizioni avvengono particolarmente più che per falle di gioco, per parole, gesti o azioni che si commettono in campo, ma non falle di gioco. L'unico mi pare che è stato quello di Criniti di poco fa. Il pareggio è più minore. Siamo sul... attenzione il cross Tranieri per un attimo rischia di perdere il pallone, di lasciarlo tra i piedi di Marco Doria, poi è lestissimo ad impossessarsi del pallone. Criniti mette giù il rinvio del portiere, Ferraino lo ferma e manda in fallo laterale. Ancora Criniti con il pallone tra le mani per la ripresa, Pilò all'indietro per Russo. Russo lancia in avanti per lo scatto di Marco Doria. Marco Doria le prese con Signorello, Signorello supera, cerca di rimettere al centro, poi gli viene ribattuto il tiro da Palaia. Ma ancora una volta il Borgia però torna indietro, ancora Criniti che riceve il pallone da Alfieri. Vitaliano al rinvio. Anzi no, chiedo scusa in questo caso. E allora dobbiamo fare una segnalazione, ci comunica in questo momento il collega Comi che il centrale difensivo, anzi che vabbè, in questo caso avevamo segnalato che era Bordino, l'esterno della difesa del Borgia non è Mazzone ma è Guerrieri, dovrebbe essere, vediamo se con il Borgia non ha i numeri personalizzati e quindi con il numero 6, quindi dovrebbe essere con il numero 14, è Guerrieri e non Mazzone. Eccolo lì in fondo che stava andando a prendere il pallone. E allora abbiamo messo a posto anche questa situazione nella formazione del Borgia, come io devo chiedere scusa perché certamente il capitano, attenzione ancora Dara, bravo Mercurio a ribattere da terra il tiro di Dara. E stavo dicendo, io devo correggere il capitano ovviamente dell'Eurogiri Falco e Vitaliano con il numero 3. Con il numero 15 e c'è Signorello.
Certo che Gino, questa decisione da parte della Lega. Attenzione, attenzione a Passafaro, Passafaro sulla fascia destra, cerca di mettere giù alcuni giocatori del Borgia, del Girifalco, Criniti, mette al centro, Vellace, c'è il rinvio, c'è il calcio d'angolo per il rinvio della difesa del Borgia sul tiro dell'attacco del Borgia. Calcio d'angolo per la squadra di Mister Magro, col Mellace il numero 8, colpo di testa anticipato e poi il tiro dalla lunga distanza proprio di Guerrieri. Ma ancora Alfieri al limite dell'area, fermato da Touré, riparte il numero 8 dell'Euro Girifalco Vonella, la palla in avanti, Quirino tutto decentrato, dà ancora a Dara che si trova tutto solo, ancora una volta Mercurio è bravo ad anticiparlo, a chiudergli lo specchio della porta e a non consentire a questo giocatore che poteva fare addirittura una tripletta oggi. Sì, mi ripeto, è devastante fisicamente. Però c'è da dire che da quella parte, sulla parte difensiva sinistra del Borgia, c'è Zavaglia che lo sta soffrendo moltissimo. Oltretutto non ci sono i raddoppi da parte di Guerrieri e quindi Dara può andare a nozze, anche perché fisicamente straordinario è una forza della natura, per cui Zavaglia credo che non riesca a tenerlo dal punto di vista fisico più che dal punto di vista del gioco vero e proprio. Ora c'è una fase confusa al centrocampo, c'è un fallo su Alfieri, c'è a terra anche Zavaglia. E su questi campi purtroppo questi colpi succedono perché l'equilibrio è precario e quindi molto spesso anche involontariamente il calciatore avversario va addosso al giocatore in possesso di palla e con il rischio di farsi anche male. Zavaglia si rialza, sembra un po' intontito, però riprende il suo gioco, il suo posto in campo tranquillo. Deve uscire fuori dal campo giustamente perché era infortunato, deve attendere la ripresa del gioco che viene ripresa con una palla a due alla tre quarti che Quirino molto sportivamente restituisce al Borgia tra le braccia di Mercurio che si appresta al rinvio lungo oltre la traversa, lo attende Mellace che viene anticipato da Touré. Guerrieri lascia che la palla sfili al lato. Mi pare di aver visto il direttore di gara segnare un minuto di recupero, vediamo, forse proprio per quest'ultimo episodio. E riparte il Borgia con Piloma, controlla Vitaliano rinvio, controllato anche da dietro da Palaia. C'è un fallo, questa volta alza il piede Alfieri nei confronti di Quirino e il calcio di punizione assegnato dal signor Occhiuto di Reggio Calabria. Dovrebbe trattarsi probabilmente dell'ultima azione di questa prima parte di gara. Va a mettersi davanti alla palla Mellace per ritardare la ripartenza immediata da parte dei giocatori del Euro Girifalco. Vediamo la battuta di Quirino, se non vado errato, sì, è Quirino proprio che sta chiedendo la disposizione dei propri compagni in aria, è arrivato anche Palaia, c'è certamente Conidi, però la palla è troppo sul primo palo e finisce qui il primo tempo 1-1, diciamo un discreto primo tempo per quello che ha potuto consentire il campo ridotto in condizioni non buonissime per la pioggia caduta, per fortuna adesso ha smesso di piovere. E allora ripetiamo al Riccio di Girifalco 1-1 tra Euro Girifalco e Borgia, a risentirci per la seconda parte di gara.
palla al centro per l'inizio del secondo tempo tra Euro, Girifalco e Borgia. Le squadre sono in campo, il Borgia dalla nostra destra verso sinistra in attacco, l'Euro Girifalco dalla sinistra verso destra. L'arbitro è in attesa di dare il fischio d'inizio. È stato un primo tempo, Fausto, abbastanza equilibrato, giocato per quello che consentiva il campo abbastanza bene, e quello da, la cosa da rimarcare sicuramente è che le due squadre, come d'altronde le due tifoserie sugli spalti, nonostante i bomboni che sono stati esplosi durante il primo tempo, si sono comportate in maniera sportiva al massimo. Certo, ci sono stati degli scontri, ma gli scontri spesse volte sono stati originati dal terreno viscido, scivoloso, pesante, che naturalmente non consentiva ai giocatori di mantenere l'equilibrio necessario per evitare scontri che altrimenti non ci sarebbero stati. Si sta attendendo l'arrivo di Quirino, eccolo che prende posizione sulla linea mediana del campo, l'arbitro un cenno con i due portieri, fischietto in bocca, e si parte per il secondo tempo. Pilò per Passafaro, che in questa giornata, Fausto, assieme a Mellace si sono visti abbastanza poco rispetto alle loro abitudini. Sì, partono da lontano, l'avevo notato, l'avevo detto nel primo tempo, partono da lontano sia lui che Pilò, resta addirittura come terminale offensivo Mellace. Ricordiamo, al primo tempo è finito sull'1-1. Attenzione all'attiro dalla lunga distanza da parte di Palaia. Parato da Mercurio, e quindi esatto, lo vediamo proprio quasi nella zona centrale di centrocampo. Passafaro, ecco, era Vonella, chiedo scusa, quello che ha tirato poco fa. Guerrieri cerca di rimandare in attacco Marco Doria, la ferma, però la manda in fallo laterale. Dicevamo, questa disposizione oggi di mister Magro, che ha messo Mellace. È probabile che Mellace abbia qualche problemino, non stia tanto bene, quindi non può permettersi il lusso di spaziare per tutto il campo. Lo sta facendo a questo punto il centravanti Passafaro. Adesso c'è la ripresa con le mani per il Borgia. Pilò viene fermato da Dara, che di fisico lo mette giù. Attenzione ancora Alfieri alla ripartenza. Alfieri che, come dicevamo, gioca ormai quest'anno da centrocampista, però la propensione ad andare a chiudere nella zona della propria difesa ce l'ha sempre. Attenzione Mellace, eccolo che riparte sull'inserimento di Passafaro. Mellace va al tiro con il sinistro e Stranieri blocca, guarda, vede la traiettoria del pallone, si butta giù, si abbassa e prende questa palla. Vediamo il rinvio del numero uno dell'Euro Girifalco. Dara non controlla perché la posizione certamente non consente nemmeno Touré. Attenzione al lancio per Mellace, che era al limite quasi del fuorigioco, va verso Passafaro. Passafaro all'uno contro uno contro il proprio avversario Randò, e ancora una volta Stranieri questa volta lo ferma in calcio d'angolo. Però già sono due le parate belle da parte del portiere dell'Euro Girifalco, che riceve i complimenti anche proprio dall'avversario, da Passafaro, che
lo si complimenta per la bella parata fatta. Attenzione, esce Stranieri, non prende la palla, la stessa non riesce ad essere controllata e finisce in fallo laterale. Ecco, questi sono i gesti che a noi piacciono, Gino. Sicuramente sì, è stato bellissimo questo abbraccio tra Passafaro e Stranieri, a testimonianza di quello che dicevamo, di due squadre che si rispettano, di due squadre che giocano, vogliono giocare a calcio e vogliono sfidarsi in termini calcistici, senza ostruzionismi, senza cattiverie. Ora l'Euro Girifalco si porta in avanti con Quirino, che cerca di tenta di lanciare Conidi, che viene contrato da Russo, e la palla al centrocampo. Vitaliano supera in maniera anticipa, in maniera elegante Marco Doria, da Conidi sulla sinistra, cross rinviato dalla difesa avversaria che ora sale, ma la palla è preda di Palaia, che la controlla male, viene anticipato da Mellace, che subisce il fallo dello stesso Palaia, che viene ammonito. Bella partita, ci hanno smentito ancora una volta, Fausto. Parlavamo di Mellace e di Passafaro, che poco presenti nella partita, immediatamente pronti via nel secondo tempo, hanno dato le due emozioni dell'inizio. Gino, sono giocatori che d'altra parte hanno una certa esperienza, sanno giocare al calcio, sanno muoversi nel campo, sanno prendere posizione proprio rispetto alle difese avversarie, e quindi questo scambio tra anche qui uno 5 tra Palaia e Mellace, a testimonianza della signorilità in campo tra loro due. Rinvia Stranieri sulla testa di Criniti, la rimessa in gioco sarà assegnata all'Euro Girifalco, perché giustamente, come dicevi tu, ci sono dei giocatori in campo che la dicono lunga, che secondo me, io l'ho sempre detto, sono un po' sprecati per questa categoria. D'altra parte, quando si arriva ad avere una certa esperienza, e forse anche per problemi personali o di lavoro, non vogliono più sacrificarsi squadre superiori, si accontentano di queste categorie. Il Quirino, il Domenico Conidi da una parte, Passafaro, Pilò particolarmente, Mellace stesso dall'altra parte, e per non nominare questo signor Vitaliano, che è davvero 40 anni che ancora continua a giocare, e come dicevi tu poco fa, si permette il lusso di fare le palombelle all'avversario per superarlo. Certo, stiamo parlando di calciatori che sicuramente possono davvero deliziare quelli che come noi li stanno a guardare. E allora vediamo questa azione del Borgia, rinvia Palaia, ancora poi cerca di recuperare il pallone Marco Doria, non vi riesce. La palla per Quirino la fa saltare per terra, la lascia per Domenico Conidi, che mette giù, la consegna a Dara sulla fascia di destra, fermato per un attimo proprio da Passafaro, che è con un paio di spallate, e addirittura prende l'ammonizione Passafaro. No, in questo caso erano spallate un pochettino per controllare il giocatore, un po' eccessiva questa ammonizione. Sì, in effetti per il fallo commesso da Passafaro mi pare che sia abbastanza fiscale il cartellino giallo combinato da Occhiuto a Passafaro. Comunque la partita va avanti, si riprende con questo calcio di punizione dalla tre quarti affidata a Quirino, che sicuramente tenterà di imbeccare di testa qualcuno dei suoi compagni che si stanno disponendo al limite dell'area di rigore, tutti dentro, in effetti è così. No, è un tiro diretto in rete che Mercurio riesce all'ultimo momento a togliere dal 7 alla sua destra, mettendo in calcio d'angolo.
è lo stesso Quirino che va a battere il calcio d'angolo, grappolo di uomini in area, spiovente, c'è il gol, ma il gol è viziato da un fallo di mano. Da un fallo di mano, non riusciamo a vedere di chi. L'arbitro mi pare che sia pronto con il taccuino, giallo per, attenzione, Bordino deve stare tranquillo, l'arbitro ha visto tutto, sta ammonendo il giocatore dell'Euro Girifalco che ha colpito la palla con la mano, vediamo di chi si tratta, probabilmente è il giocatore che in questo momento è a terra. Stanno cercando di chiarirsi lì in fondo alcuni giocatori dell'Euro Girifalco e del Borgia, dovrebbe trattarsi di Palaia, tranquillizzato da Bellace. L'arbitro sta andando a cercare il giocatore che secondo lui ha colpito con la mano. Sta camminando per il campo con questo cartellino. Vediamo alla fine a chi lo andrà a sventolare. Ricordiamo che per adesso sono 5 le ammonizioni fino adesso. Non vorremmo che si trattasse di uno dei due giocatori già ammoniti dell'Euro Girifalco, che sono esattamente il numero 5 Ferraina e il numero 6 Palaia. E quindi due ammoniti. Sono due gli ammoniti, credo che sia uno da una parte e uno dall'altra. Non siamo riusciti a intravedere chi sono. Una cosa è certa, non sono quelli già ammoniti, perché altrimenti si sarebbe scattato il doppio cartellino. Per quanto riguardava il Borgia avevamo ammonito Criniti, Alfieri e Passafaro. Adesso c'è fuori campo ancora Dara, se non andiamo errati. Però io non capisco, insomma, è stata un pochettino una situazione abbastanza tranquilla. L'arbitro ha subito visto il fallo da parte del giocatore dell'Euro Girifalco, ha fischiato, ha annullato il gol e c'è l'ammonizione anche per Dara. Rosso, doppia ammonizione per il giocatore che è a terra fuori dall'area di rigore, ma io non avevo visto che fosse stato ammonito precedentemente. No, ma Dara è all'impiedi che sta parlando con l'arbitro. Gino, dovrebbe trattarsi probabilmente, forse è Ferraina, il numero 5, sai, credo proprio che sia Ferraina che era già ammonito, adesso viene, ecco, sì, è lui, è il numero Ferraina. 5, esatto, è il numero 5, doppia ammonizione per Ferraina, quindi cartellino giallo e doppio e rosso. Allora ricostruiamo un momentino la situazione. Ferraina ha colpito di mano, ha insaccato, l'arbitro se ne è accorto subito, poi Ferraina è rimasto a terra, l'arbitro ha aspettato che si rialzasse, lo ha ammonito, era già ammonito dopo ammonizione, e intanto ci sono state due ammonizioni, credo che siano per Mellace è un altro giocatore che stava dell'Euro Girifalco che stava discutendo fuori dal campo. Allora ripetiamo tutto quanto in ordine, Gino. Sì, intanto la partita, mentre tu metti in ordine i conti, seguiamo la partita. C'è un cambio fallo, Conidi l'ha battuto in maniera impropria, per cui la rimessa passa al Borgia che la esegue con Guerrieri, che da Pilò che di testa indirizza su Zavaglia che rinvia lungo sulla linea di sinistra, dove manovra Mellace, ma Palaia anticipa Marco Doria e manda in fallo laterale. Ancora Guerrieri alla rimessa del gioco, Dara supera Pilò, supera Alfieri, lancia Quirino, esce Mercurio, Quirino subisce un fallo da dietro e quindi l'arbitro ha indicato il dischetto del rigore, gli animi un po' si stanno scaldando. Sì, stanno discutendo se era dentro o fuori dall'area. A me è sembrato che l'arbitro
segnalasse il dischetto del rigore, poi hanno protestato quelli dell'Euro Girifalco. L'arbitro si è avvicinato, ha visto probabilmente il segno della linea dell'area di rigore e forse ha segnato il calcio di rigore. Adesso sono quelli del Borgia a protestare. Ehi, abbassatevi per favore. Certamente il nostro buon Pepe cerca di fare rispettare la posizione, ma gli sportivi, quando si tratta di dover decidere qualche cosa, si alzano per incitare e chiedere qualche cosa. Insomma, adesso stiamo vedendo un po' di proteste da una parte e dall'altra. Ecco, c'è anche il numero 6 Palaia che sta parlando in questo momento con l'arbitro. Poco fa dicevo dell'ammonizione che a me sembrava che fosse a Bellacce, però io vedevo che Bellacce in quel caso lì andava un pochettino a tranquillizzare l'avversario. Certamente l'arbitro forse da troppo lontano, ecco, forse è bravo nella gestione dei falli, però forse non riesce con questo campo a essere vicino all'azione e quindi sta probabilmente in questo momento un pochettino facendo protestare troppo, ma è troppo che consente queste cose, deve prendere una decisione e basta, non può consentire che lo accerchino in questo modo, che non gli consentano di prendere una decisione. Se è quella la decisione che ha preso, deve essere accettata e basta, anzi deve essere lui ad imporsi, a farla rispettare. Voi amici telespettatori avrete l'opportunità, avendo lo zoom della nostra telecamera, a vedere meglio quello che succede, se si riesce a zoomare, dice Pepe, perché giustamente sono tutti quanti all'impiedi, ostacolano anche la visuale. Vediamo cosa sta segnalando, vediamo alla fin fine, pare che la palla sia stata messa sul dischetto del rigore e quindi calcio di rigore probabilmente per fallo di Burdino su Quirino. Eh sì, e la decisione alla fine è diventata questa. Sì, non poteva sicuramente cambiare idea, anche se era distante dall'azione, perché l'arbitro, il signor Occhiuto, si trovava sulla linea del centrocampo mentre la palla era in area di rigore. Siamo al 16esimo, Quirino contro Mercurio, parte Quirino e batte Mercurio per il vantaggio dell'Euro Girifalco. Quirino porta in vantaggio l'Euro Girifalco su calcio di rigore al 17esimo del secondo tempo. Si discute ancora tra le file del Borgia con l'arbitro per la decisione presa, perché i giocatori del Borgia denunciano il fatto che l'area, il fallo sia stato commesso fuori dall'area, ma a noi è parso che Quirino fosse appena entrato in area, quindi l'impressione è che il rigore sia giusto. Ora c'è il cambio, esce Zavaglia ed entra, vediamo un attimino. Sì, l'unica questione era decidere se l'azione era in aria o no. L'arbitro si è avvicinato, ha visto che la linea bianca era prima, diciamo, da dove è avvenuto il fallo, quindi ha segnalato. Forse qualcuno chiedeva l'ammonizione per simulazione, però non credo che ci fosse. Il fallo mi pare che c'era e forse hai ragione tu, era chiaramente leggermente in area di rigore, e quindi l'unica cosa che io contesto al direttore di gara è il fatto di non aver preso subito la decisione. Qui non è che c'è un VAR da decidere, puoi decidere subito e basta. È entrato il numero 16 da parte Orlanduccio per il Borgia al posto del numero 3 Zavaglia. Tutto questo esattamente, vediamo adesso il nostro cronometro, dovrebbe essere 17esimo del secondo tempo, un minuto subito dopo del gol del rigore di vantaggio. Punizione battuta da Pilò, pallone che arriva in area ma viene respinto dalla difesa dell'Euro Girifalco. Ora Zara
conquista un pallone di forza e Guerrieri riesce ad anticiparlo in fallo laterale. Alla rimessa in gioco si pone Randò, che dà a Dara, anticipato da Guerrieri, ancora in fallo laterale. E comunque l'arbitro sta probabilmente rischiando di farsi sfuggire la partita dalle mani, perché vedi, in questo caso, secondo me, è onesto riconoscerlo, aveva ragione a protestare Passafaro, perché se prima con il fallo di con la spalla aveva chiamato il fallo a favore dell'Euro Girifalco e aveva addirittura ammonito il centravanti del Borgia, a questo punto non dico che devi ammonire Dara, ma quantomeno fermare il gioco e dare il calcio di punizione, anche perché Dara è di una stazza fisica leggermente superiore a quella di Passafaro, e quindi ci poteva. Cioè, sono decisioni che alla fine rischiano di scontentare entrambe le squadre, perché secondo me potrebbe essere abbastanza semplice da decidere. Ci vuole uniformità di giudizio: se chiami un fallo per uno devi chiamarlo per l'altro, ed evitare che poi qualcuno possa dire come lì non l'hai fischiato e qui lo fischio, o viceversa. E allora palla in fallo laterale per il Borgia, per l'Euro Girifalco, chiedo scusa, recupera il Borgia, Alfieri, ancora messa in out il pallone, vediamo se il Borgia riesce ad imbastire adesso una nuova azione. Stavamo dicendo dell'uscita di Zavaglia e dell'entrata di Orlanduccio. Come giustamente sottolineavi tu, Gino, Zavaglia ha sofferto molto sulla sua fascia, le incursioni proprio di Dara. Adesso attenzione ancora il tiro dalla lunga distanza di Domenico Conidi, un tiro a palombella che cercava di scavalcare Bercurio. Adesso nella Borgia vediamo che Guerrieri è qui a sinistra, anzi mi pare che sia arretrato addirittura Criniti nella linea difensiva. Guerrieri continua a fare l'esterno alto di centrocampo, Alfieri proprio nella zona nevralgica insieme a Pilò che adesso da Criniti che avanza, quindi una linea difensiva fatta da Russo, Bordino e Criniti, quella del Borgia. Attenzione che Alfieri cerca di alzarsi la palla per poter tirare, cerca il tiro di Pilò, che sappiamo quante capacità balistiche abbia nel tirare dalla lunga distanza. Bellacci mette giù, poi fermato da Palaia che va addirittura a togliere la palla anche a un suo compagno, Vonella se non vado errato, esatto, e quindi poi subisce fallo. Quindi è la determinazione di alcuni giocatori in particolare, che poi certe volte scade anche in eccesso di agonismo, ma certamente è una partita sentitissima, questo lo sapevamo, a distanza di 5 km non può essere diversamente tra Euro Girifalco e Borgia, specialmente, ripeto, quando oltretutto c'è anche il precedente della Coppa Calabria, Gino, quando il Borgia è riuscito a superare l'Euro Girifalco, anche in quel caso lì per esempio Passafaro si fece squalificare per 2 giornate proprio per quella partita, il che poi non consentì alla squadra di Magro di avere il proprio centravanti titolare nella partita contro lo Sporting di Catanzaro Lido, e quindi si era fatto superare proprio per i gol segnati in trasferta dalla squadra di Mister Patti. Comunque queste sono le situazioni, certamente. Ecco ancora, stavolta mi pare che Vitaliano sia stato un pochettino troppo sicuro di sé e ha mandato la palla nel calcio d'angolo. Calcio d'angolo sulla sinistra del portiere Stranieri. Rimedia Vitaliano, ma la battuta di Mellace era troppo bassa e troppo corta per i suoi compagni disposti in area di rigore. Ancora Vitaliano, respinge di testa, riprende la palla Pilò che dà ad Alfieri sulla fascia, rinvia ancora la difesa dell'Euro Girifalco, rimessa in gioco di Russo per Alfieri,
ancora palla in fallo laterale, ancora Alfieri alla battuta, l'Euro Girifalco respinge e palla che termina, respinta da Vonella che termina ancora in fallo laterale. Beh, certo che adesso l'Euro Girifalco, essendo anche in 10 uomini, ricordiamolo, per l'espulsione per doppia ammonizione di Ferraina, deve cercare di gestire il risultato. Si è trovato in vantaggio proprio anche nel momento in cui era appena rimasto in 10 uomini, e ha trovato questo calcio di rigore. Abbiamo detto che probabilmente ci stava. Ecco il lancio su Mellace, forse no, non è in fuorigioco, e c'è il gol, il pareggio di Mellace. E adesso sono i giocatori dell'Euro Girifalco a protestare per la sospetta posizione irregolare di Mellace. Noi abbiamo visto l'ultimo momento il giocatore che riceve la palla, nel momento in cui l'ha ricevuta probabilmente era leggermente al di là, non sappiamo se al momento del passaggio lo era, l'arbitro ha deciso di no, posizione irregolare, ma l'arbitro purtroppo in queste condizioni, 24esimo del secondo tempo, è ammonito anche il numero 6, addirittura ammonito, e secondo me era già stato ammonito, c'è lui, c'è l'espulsione anche, attenzione. Attenzione che l'Euro Girifalco rischia di rimanere in 9 uomini. 24esimo del secondo tempo, 2-2. Io ho visto il numero 6 Palaia che è andato a protestare, adesso non so se è stato lui quello ammonito o chi. C'è un altro cambio da parte del... Anche Mellace però sbaglia, anche Mellace sbaglia a parlare con il pubblico. Ma perché i giocatori del Borgia devono fare questo? Ma hanno i loro tifosi, qualcuno, pochi, ma sono qui nella loro tribuna, perché devono fare questa cosa? Esce il numero 14, proprio Guerrieri, ed è entrato adesso, vediamo se di chi si tratta, del numero, dovrebbe essere Vincenzo Doria, se non vado errato è lui, è il numero 13. Quindi tutto in un minuto, 24esimo e 25esimo, pareggio di Mellace, sostituzione di Guerrieri. Partita che prosegue quindi sul 2-2, partita bella, intensa, certamente non bella su questo campo tecnicamente, però si vedono comunque delle buone giocate espresse dalle due squadre. Punizione dal tre quarti battuta da Pilò in area, rinvia Palaia al centro dell'area, riprende Passafaro che viene anticipato da Dara, contrato da Burdino, e ora la partita diventa incandescente anche dal punto di vista fisico. È probabile che Dara, nel cercare di allungare, di vincolarsi, abbia colpito Passafaro con la mano. Non c'è stata assolutamente volontarietà, però il fallo, il tocco sulla faccia di Passafaro c'è stato, non dobbiamo assolutamente negarlo, però non c'era nessuna volontarietà da parte di Dara. Anzi, proprio si è avvicinato il 26 dell'Euro Girifalco all'avversario, ha chiarito proprio con Bordino, che gli ha dato da questo punto di vista ragione, non hanno insistito questa volta nelle proteste i giocatori del Borgia, consegnano il pallone a Stranieri perché la palla era proprio tra i piedi dei giocatori di casa, di mister Cristoforo. Attenzione Domenico Conidi, che oggi si è visto poco, Quirino è tutto solo però da quella parte, e c'è secondo lui un tocco di mano, però là il braccio questa volta era assolutamente attaccato al corpo, non può trattarsi, e la distanza era ravvicinatissima. C'è anche il numero 15 dell'Euro Girifalco, l'abbiamo detto già, Signorello, con questi numeri che ormai vengono assegnati dalla
dalla società, non riusciamo a capire se era un giocatore che era in campo, se era uscito, no, era già in campo chiaramente. Signorello dall'inizio della partita ha il numero 15 sulle spalle da sempre per tutte le partite. Calcio d'angolo per l'Euro Girifallo. Sì, che nonostante sia in inferiorità numerica tenta di dare qualche fastidio alla difesa avversaria che si sta un po' disunendo, per la verità. Calcio d'angolo, rinvia Criniti, riprende Dara che va sulla destra, interviene in maniera fallosa Marco Dora su Dara e l'arbitro Occhiuto assegna il calcio di punizione. Calcio di punizione fuori area di circa 10 metri. Pirino poco fa da questa posizione ha quasi colpito la traversa. E ha messo in grave difficoltà il portiere Mercurio. Sempre sul punto di battuta Quirino osserva la disposizione, attende il fischio del signor Occhiuto che arriva in questo momento. Quirino batte e Vonella in tuffo non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Una ghiottissima occasione da parte dell'Euro Girifalco che continua ad essere pericoloso in area borgese. Ma era un calcio di rigore di testa, come si dice, diciamo scherzando un pochettino. Era solo, tutto solo, sotto la porta, è riuscito a colpirla malissimo di testa ed alzarla sopra la porta di Mercurio, che peraltro non era ucciso, non poteva nemmeno uscire in quella posizione, doveva solo aspettare l'errore dell'avversario, che così è stato diciamo graziato in questo caso il Borgia, perché davvero un Euro Girifalco in 10 uomini sta continuando a fare la partita, proprio specialmente con questi due suoi uomini in zone, in fascia di attacco, che tengono sotto pressione la difesa del Borgia. Ricordiamo che nella difesa del Borgia manca Scarfone, non vogliamo essere assolutamente negativi. Poi rientra Bordino dallo Sporting Catanzaro Lido, dove ha cominciato quest'anno la stagione, è rientrato con il mercato di dicembre, però noi Bordino certamente lo ricordavamo molto di più come giocatore di centrocampo. Adesso si trova ad essere schierato nella difesa, come centrale di difesa, ha l'esperienza, non so se ha giustamente ancora la possibilità e la capacità di prendere la posizione di Giacone. Fino adesso sta facendo abbastanza bene, perché certamente i gol dell'Euro Girifalco che sono venuti non dipendono dalla zona, dalla fascia di sua competenza. Vediamo l'altra sostituzione. Sì, esce Palaia nell'Euro Girifalco e entra in campo, vediamo se riusciamo a scorgere il numero del giocatore appena entrato in campo. 32esimo. Siamo nel frattempo arrivati al 32esimo e il numero 7, Burdino, credo, Burdino Leonardo prende il posto quindi di Palaia e va a prendere il posto di Palaia, non nel cuore della difesa avversaria, della propria difesa, in quanto è stato spostato a centrale difensivo al posto di Palaia Signorello, e quindi Burdino va a prendere la posizione di Signorello sulla fascia. Attacca il Borgia. C'è una contestazione per un fallo laterale che è stato assegnato dall'arbitro all'Euro Girifalco, rinvia lungo Vitaliano, Dara si invola come al solito sulla destra, anticipato perfettamente da Pilò che dà smista a Passafaro.
palla filtrante per Mellace che non raggiunge destinazione, non arriva a destinazione. Ora la palla per Alfieri. Alfieri viene anticipato da Vonella, ritarda la pressione del giocatore del Borgia. Mellace sulla destra, cross al centro, Orlanduccio si coordina ma viene anticipato da Randò. Palla rinviata in fallo laterale da Burdino. Comunque vedi la capacità di un giocatore, in questo caso come Quirino, da solo è riuscito a costringere tre difensori avversari, in questo caso segnatamente Burdino, a mettere in fallo laterale perché c'era il rischio che gli potesse scappare. Randò all'impostazione, lancio lungo per Quirino, troppo lungo per il numero 11, la palla finisce nel fallo di fondo per la rimessa in gioco assegnata al portiere Mercurio del Borgia. Portiere Mercurio che ha avuto qualche problemino fisico, è stato ben sostituito fino a, diciamo, a qualche settimana fa da Ben in casa, poi ha ripreso giustamente la posizione tra i pali e il giocatore titolare diciamo così del Borgia, e adesso sta cercando di recuperare giustamente la forma completa che lo ha segnato, lo ha segnalato ovviamente in tutti questi anni di militanza nelle varie squadre. Attenzione alla Borgia, ancora una volta Mellace tutto solo, il tiro sullo specchio non lo prende, lo specchio della porta dà l'illusione del gol a quelli ai tifosi del Borgia, batte sull'esterno della rete e ne finisce sul fondo. E allora vediamo il tempo, ricordiamo i minuti, 35esimo in corso di questo secondo tempo, 2-2 tra Euro Girifalco e Borgia, 1-1 alla fine del primo tempo, sempre in vantaggio l'Euro Girifalco, prima con Dara e nel secondo tempo con il calcio di rigore di Quirino, per due volte è riuscito il Borgia a rimettere in sesto le situazioni, la prima volta nel primo tempo con Alfieri con il tiro dalla linea dell'area di rigore, diciamo leggermente esterna, e poi il pareggio adesso di Mellace nel secondo tempo. Attenzione, Crinite tutto solo in area e cerca di scavalcare Stranieri che è bravissimo a fare un passo all'indietro e impossessarsi del pallone. Dicevamo il pareggio poi di Mellace che, come è successo per il calcio di rigore assegnato all'Euro Girifalco, ha suscitato qualche protesta per la posizione, dicono i giocatori del... Attenzione Quirino per Conidi che non riesce a raggiungere la palla, bravo ancora una volta Bordino, davvero un centrale difensivo scoperto, come per altra parte sta facendo mister Magro quest'anno nel reinventare alcuni giocatori, alcuni ruoli. Mellace dalla lunga distanza, tiro che si perde sul fondo, non c'è deviazione. Stavo dicendo le proteste da parte dei giocatori dell'Euro Girifalco per la sospetta posizione irregolare di Mellace, che l'arbitro non ha individuato, non ha segnalato, e Mellace è stato bravo. Stranieri in quel caso secondo me è stato leggermente preso in controtempo perché pensava che ci fosse il fuorigioco. Vediamo un'altra sostituzione nel Borgia, dovrebbe uscire il numero 26 Dara, bravo veramente questo ragazzino. Euro Girifalco, sì, siamo al 37esimo in corso, esce Dara, dovrebbe entrare probabilmente un altro giovane perché Dara è un under, il numero 25, dovrebbe trattarsi di Sorrentino. E allora attenzione che Doria, Vincenzo stava cercando di rubare il pallone, poi va, attenzione a Quirino, cerca di liberarsi, ancora una volta ci mette la punta a Bordino. Ed è proprio Vincenzo Doria a far ripartire la propria azione. Lo scontro tra Mellace, ai. E qui credo che purtroppo ci siano
le decisioni del direttore di gara, perché c'è stata la protesta di Mellace con un mezzo tentativo di colpire l'avversario che invece non si è trattenuto e l'ha colpito. Vediamo se l'arbitro, secondo me, dovrebbe sanzionare entrambi, quantomeno. Anche perché Mellace, se non vado errato, è stato ammonito in occasione del gol annullato all'Euro Girifalco. Vediamo se l'arbitro, però purtroppo l'arbitro ha il difetto di parlare troppo e di non prendere immediatamente le decisioni. Così consente le proteste di tutti, ecco, tutti lo accerchiano, lui dovrebbe allontanare tutti come fanno di solito gli arbitri, tenere solo il giocatore. Guardate, invece se ne avvicinano a decine quasi, come per dire quasi tutti, nei confronti dell'arbitro. Adesso lui cerca di prendere la decisione, sicuramente ammonirà o espellerà direttamente, ma mi pare che forse lo stanno proprio tirando, Mellace è quello che pure... un accenno di reazione lo ha avuto. La reazione più forte è stata quella del giocatore dell'Euro Girifalco. Vediamo se si tratta di Vonella. Mi pare che si tratti di Vonella, che ha dato il colpo in faccia a Mellace. Mellace ha tentato con la testa di avvicinarsi al giocatore avversario. Rosso, c'è il rosso in mano e credo che sia un rosso diretto. Rosso diretto per Vonella, esattamente il numero 8, e anche mi pare che anche Mellace, se non vado errato, va con Vonella, vuole addirittura, Pilò cerca di tranquillizzare le cose mandando Vonella, che se non sbaglio, Gino, tu eri presente, ha avuto qualche polemica anche con Passafaro nella partita di Coppa Calabria. Sì, era fuori ed è entrato. Sì, in effetti, sono sempre partite un po' particolari, ma non questo eccessivo, come dire, questa eccessiva animosità mi sta stupendo. Dopo un primo tempo e metà del secondo tempo giocati in maniera veramente sportiva, in maniera corretta in campo, ora gli animi si sono un po' surriscaldati, e probabilmente anche per l'atteggiamento dell'arbitro, come dicevi giustamente tu, che non è concreto nelle sue decisioni, non è celere nelle sue decisioni, e consente molto la discussione in campo, e questo sicuramente non fa altro che alimentare il nervosismo che pure in una partita di calcio, in un derby, c'è. È certo che se tu cominci a parlare con i giocatori, poi uno dice la sua, l'altro dice l'altra, e tu non fai altro che alimentare le polemiche, le parole e le proteste. Invece basterebbe prendere la decisione immediata e basta, e non se ne parla più, come è successo per esempio per la questione del gol annullato. L'aveva visto, ha visto bene, non è che non ha visto bene, anche in questa occasione ha visto bene, però voglio dire, io, una volta che tu vedi, prendi immediatamente la decisione ed evita che ci possano essere delle discussioni. Adesso abbiamo le due squadre, una in 9 e una in 10. Euro Girifalco ha due espulsioni, una per doppia ammonizione, che è quella del numero 5 Ferraina, questa, se non vado errata, quella del numero 8 mi pare che sia diretta, perché io ho visto il rosso diretto, perché effettivamente il colpo c'è stato nei confronti di Mellace, e per Mellace si è trattato di un secondo cartellino giallo, e io almeno quello che ho visto dalla nostra postazione è stata questa, quindi per Mellace doppia ammonizione. Beh, secondo me, ecco, per essere proprio completo al massimo nella mia disamina, quello che ho visto io da questa tribuna, la prima non ci stava, perché la prima Mellace, secondo me, era andato assolutamente a pacificare gli animi per il gol annullato all'Euro Girifalco. Lì, in quel caso lì, forse l'arbitro ha visto che stava parlando con un giocatore dell'Euro Girifalco, lo ha ammonito, non capendo che non c'era questa ammonizione, e quindi adesso è scattato il doppio giallo e quindi la espulsione. Io spero speriamo, Gino, di aver visto giusto. Poi magari a fine partita noi
chiederemo all'arbitro, perché andremo negli spogliatoi a chiedere la distinta, per quindi anche le ammonizioni e tutto quanto le sue decisioni. In questo momento stiamo commentando dal vivo, lo stiamo commentando da qui sopra, e quindi sì, dobbiamo dire quello che secondo noi abbiamo visto. Fausto, guarda, io è vero che da qui non si riesce a distinguere bene né a sapere perfettamente ciò che avviene in campo. Può darsi pure che non l'abbia ammonito a Mellace, che abbia dato il rosso diretto pure a lui per l'atteggiamento che ha avuto, così di animosità nell'affrontare Vonella. Non l'ha toccato sicuramente, però l'atteggiamento è stato quello di sfida, per cui probabilmente per equilibrare le cose l'arbitro ha deciso eventualmente, insomma poi andremo a verificare, eventualmente ha deciso per il rosso diretto ad entrambi. Secondo me ha pensato che, attenzione a Pilò, vediamo che è uno che dal limite dell'aria sa tirare molto bene, però questa volta gli esce leggero. Secondo me stavo dicendo ha pensato che il fallo bruttissimo da parte di Vonella è dovuto al fatto che c'è stata la provocazione da parte di Mellace nel tentativo di dargli probabilmente una testata, e lui istintivamente ha reagito con una manata. È uscita fuori la caduta poi di Mellace, che prontamente poi per fortuna si è rialzato, non ha accentuato l'episodio, però al fatto sta che la manata c'è stata, e quindi chiaramente il rosso diretto per il giocatore dell'Eurogiri Falco Vonella è giusto. Ripeto, siamo molto ma molto indecisi nel sapere quello che è successo con Mellace, se seconda ammonizione o anche in questo caso rosso diretto. Adesso siamo sul finire di questa partita, mancano 2 minuti più l'eventuale recupero. 4 minuti di recupero, dice l'arbitro, il direttore di gara, in questo momento comunica 4 minuti di recupero, quindi nel primo tempo è stato 1, adesso siamo al 44esimo e 30 secondi, manca ancora 30 secondi, quindi 4 minuti e mezzo ancora da giocare. Questa partita che è stata probabilmente, è partita male con questa decisione da parte della prefettura della riduzione degli spettatori. Poi attenzione, attenzione che se ne va Conidi, perché è caduto Alfieri, se non vado, sì, era Alfieri che era caduto. Poi il rinvio, attenzione che Stranieri deve aspettare che la palla entri nella propria area per poterla raccogliere. Si rialza Marco Doria, un po' impalpabile oggi il giocatore del Borgia. Sì, questo movimento che continuo che fa mister Magro nel variare le posizioni dei giocatori, chiaramente trova qualcuno che è pronto e preparato, qualche altro un po' meno. D'altra parte Marco Doria è un giovane ancora, quindi ha difficoltà forse ad entrare nei meccanismi, però dà una buona mano certamente per la propria compagine, i propri colori, come Vincenzo Doria, che sta recuperando, il fratello proprio di Marco, il giocatore di cui stavamo parlando, che è anche qui un giocatore che si sta recuperando piano piano, ha avuto qualche problemino fisico, adesso con il ritorno di Burdino, probabilmente con il rientro di Scarfone. Attenzione, vediamo che l'arbitro va a segnalare qualcosa, chiede che, ecco, che Mellace, è Mellace o chi è, Palaia quello che è lì ancora, chiede che i carabinieri stiano all'ingresso degli spogliatoi per evitare che succedano discussioni dopo alla fine. Vediamo se finalmente possiamo mettere fine a questa gara tranquillamente, serenamente. Passafaro nella zona mediana del centrocampo, Pilò parte da lontano e credo che non può arrivare da nessuna parte, certamente c'è il fallo in questo caso, ma lui lo sa, questo credo che lui lo sappia, la crea un po' questa situazione il capitano del Borgia, perché è molto bravo intanto a liberarsi nel dribbling e poi secondo me ad andarsi a trovare una posizione per calciare un calcio di punizione di cui è maestro, come si dice in questi casi.
Sì, Pilò, bravo nel dribbling, bravo nel cercarsi pure la posizione giusta per andare al tiro, bravo nell'eseguire i calci di punizione, però mi pare troppo distante dalla porta per tentare una soluzione personale. Vediamo. Credo che metta al centro. Per me tira, eccolo. È però troppo distante, non poteva. Giro, secondo me sperava che qualche pozzanghera allungasse la traiettoria della palla e potesse mettere in difficoltà Stranieri. Così non è stato, perché il tiro è stato debole e poi proveniva da troppo distante per impensierire un portiere esperto e bravo come Roberto Stranieri. Il Borgia tenta un nuovo attacco sulla destra, Vitaliano mette fuori, Marco Doria viene anticipato da Signorello, passa faro dal limite e batte, ma è alto sulla traversa il tiro di Passafaro, e crediamo che a questo punto il risultato non può che essere questo, 2-2, siamo a un minuto più o meno al termine della gara, c'è quest'ultima opportunità per l'Euro Girifalco che, ripetiamo, è in nove uomini rispetto al Borgia che è in 10. Russo anticipa tutti, poi c'è la giocata di Orlanduccio che procura un altro calcio di punizione per un tocco di mano, va Pilò, tira il calcio di punizione, ma è tutto fermo, tutto deve essere ripetuto. Sì, credo che si trattasse di Burdino Leonardo, il numero 7 che aveva fatto fallo, ma l'arbitro mi pare che ha ammonito ancora qualcuno, dovremmo andare davvero a verificare quanti sono quelli indenni. Nella nostra cronaca probabilmente scriveremo non ammoniti, non, piuttosto che ammoniti ed espulsi, per guadagnare qualche riga in più per il nostro articolo del giornale. Dovrebbe trattarsi dell'ultima occasione, Passafaro va a dire qualche cosa al proprio compagno e finisce qui la partita. Una partita che, non so, mi sentirei di dire, Gino, alla fin fine è sostanzialmente giusto il pareggio. È stato bravo l'Euro Girifalco nel ottenere all'inizio il vantaggio, poi nel riottenere il secondo vantaggio su calcio di rigore pur essendo in inferiorità numerica, e bravo il Borgia, Gino, a recuperare due volte e a reagire sul doppio svantaggio. Per fortuna adesso vediamo che in campo non ci sono più discussioni, c'è soltanto qualche abbraccio, ogni squadra va a salutare il proprio pubblico e allora diciamo alla fine il risultato finale al Riccio di Girifalco tra Euro Girifalco e Borgia, finisce 2-2, le reti al 14° del primo tempo d'Ara porta in vantaggio la squadra di casa, pareggia al 29° Alfieri, nel secondo tempo al 16° Quirino su calcio di rigore riporta in vantaggio la propria squadra e sul finale al 24° poi dopo 8 minuti ripareggia ancora Bellace per quanto riguarda il Borgia. 2-2 da Fausto Varano, Gino Comi e per l'assistenza tecnica di Pepe Rosarò è tutto, la linea torna agli studi di Soverato 1 TV con l'appuntamento per le altre trasmissioni.